Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di calciomercato e parliamo del secondo acquisto del calciomercato invernale del Benevento, Eric Lanini, attaccante classe 94, arriva a titolo definitivo dal Parma e firma un contratto biennale con la società giallorossa. Siccome Lanini ha avuto una lunga carriera sia in Serie B che in Serie C, cambiando tante squadre, ripercorreremo solo le tappe più importanti della sua carriera, dove ha lasciato veramente il segno. Cresce nel settore giovanile della Juventus, che lo manderà per vari anni in giro in prestito per l'Italia, dove troverà poca fortuna, farà poche presenze e pochi gol. Nel 2018 viene acquistato a titolo definitivo dal Parma, che lo gira subito in prestito all'Imolese in Serie C, dove colleziona 34 presenze, 18 gol e 3 assist. Nel 2020 il Parma lo gira in prestito alla Juventus Under 23, sempre in Serie C, dove colleziona 18 presenze, 10 gol e 2 assist. Nel 2021 viene girato in prestito al Novara, sempre in Serie C, dove colleziona 34 presenze e 13 gol. Nel 2022 viene girato in prestito biennale alla Reggiana in Serie C e colleziona 76 presenze, 30 gol e 4 assist, vincendo un campionato di Serie C. Come caratteristiche tecniche, Lanini è un calciatore che può giocare come prima punta, seconda punta, attaccante esterno a destra e attaccante esterno a sinistra. E che dire alla fine? Lanini è un buon giocatore, un buon acquisto, un giocatore di qualità che può fare la differenza in Serie C e l'ha dimostrato. Serviva un attaccante al Benevento, soprattutto a livello numerico, a livello di qualità e a livello di caratteristiche tecniche. Auteri lo conosce molto bene, quindi saprà come utilizzarlo nei migliori dei modi. Sperando che il Benevento risalga subito e spero che ci siano altri acquisti di questo livello per riportare il Benevento dove merita. E che dire alla fine, ragazzi? Con la pioggia e con il vento, sempre forza Benevento. Ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video.